Dopo un anno lontano da casa, l'Alba Adriatica torna a giocare tra le mura amiche in un più che mai rinnovato Luca Vallese. Affronta dopo il buon punto di domenica scorsa a Città Sant'Angelo un agguerrito San Buceto che vuole prontamente riscattare il passo falso casalingo al ritorno in eccellenza dopo 22 anni. A parte fortissima la squadra di Pasqualino Di Serafino con Scrivani che fornisce un assist al bacio per l'attaccante Simone Antonacci. A tu per tu con l'estremo ospite Palena non sbaglia. Pronti via 1-0 al Adriatica. Gioca bene la squadra di casa che qualche minuto più tardi ci prova con Di Nicola che però non riesce a servire il classe 98 capo casa al centro dell'area. Dopo lo shock iniziale risponde la squadra di Grillo che crea la migliore occasione con un'incursione di Simone Di Nardo che forse pecca di eccesso di altruismo. Su finale di tempo, conclusione per l'Italia del capitano dell'Alba Adriatica, Ianni, bloccata senza problemi da Palena. Nella ripresa, dopo una prima occasione ben lavorata da Ettore Scrivani, sulla quale Palena fa buona guardia, è la squadra ospite a spingere sull'acceleratore, a caccia del pareggio. Al minuto 51 il portierino di casa Petrini dice no, con un gran colpo di reni a una bella giocata di Petito. Un minuto più tardi non si fa sorprendere da un calcio piazzato del solito Di Nardo. Ma deve capitolare qualche istante dopo quando ancora Di Nardo con forza e classe si va a prendere il gol dell'1-1 facendo esplodere i tanti sostenitori ospiti al seguito. Nemmeno il tempo di assorbire il colpo e l'Alba Adriatica con la premiata ditta Scrivani Antonacci confeziona la rete del 2-1 che riporta i rossoverdi di casa in vantaggio e rende la partita sempre più bella ed entusiasmante con continui colpi di scena. Unico neo nella partita di Antonacci al 70esimo, quando in azione di contropiede sceglie di rifinire per il compagno sbagliato. Finale di gara che dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Corneli del San Buceto sembra in discesa per l'Alba Adriatica, ma dopo un'altra facile occasione sciupata di testa da Antonacci subisce a 3 minuti dal termine la concessione dal direttore di gara Altobelli di Pescara di un calcio di rigore per uno scontro avvenuto tra i due neoentrati Palazzese e Ciampoli. Si incarica della battuta l'esperto Rossi Finarelli che non senza qualche patema d'animo per i suoi mette alle spalle di Petrini e riporta la gara in parità. Sì, noi abbiamo subito due gol, il secondo è un fallo sul mio giocatore da non fischiare dall'arbitro, il primo un'incertezza del difensore, poi diciamo la partita l'abbiamo fatta per lunghi tratti noi, il primo tempo abbiamo avuto un'occasione, il secondo tempo un'occasione clamorosa con Petito. Diciamo la partita è equilibrata, cioè il pareggio non fa, secondo me il pareggio è lo specchio reale della partita perché a sprazzi abbiamo giocato sia noi che loro, noi avevamo una squadra molto molto rimaneggiata, Sablone praticamente l'ho da una settimana, la prima partita che ha fatto, Battista ha giocato nonostante una subluxazione alla spalla, avevo fuori Belaldocca, avevo fuori Brioschi e avevamo parecchi problemini di formazione, quindi questo per noi è un punto importante. Sì, la tua squadra si è calata dopo un grande campionato l'anno scorso, hanno vinto i suoi ragazzi in promozione, dopo due gare possiamo dire che si è calata in questa realtà di eccellenza che abbiamo visto anche ad Alba, che è una squadra piena di ragazzi ma è una squadra di tutto rispetto e di grande valore. Sì, sì, condivido pienamente, io non l'anno scorso gran parte della squadra è cambiata, io non ero allenatore, quindi sull'anno scorso ti posso... è stata una cavalcata vincente e trionfale che hanno fatto, quest'anno ripeto la squadra era largamente incompleta perché mancava il capitano Brioschi, mancavano giocatori importanti e noi per Belaldocca che ci dà la possibilità, noi avevamo tutti i ragazzi in panchina, il campionato d'eccellenza io lo conosco bene, è questo, nessun campo è facile, nessun campo è impossibile. Vale per tutta la squadra, complimenti anche all'Alba Adriatica, anche loro con tanti ragazzi, tanti giovani, però è una squadra che si fa rispettare. Grazie mister, in bocca al lupo. Siamo con Marino Camaioni, direttore sportivo dell'Alba Adriatica Calcio. Direttore sportivo, fino ci avevate fatto un pochettino il sapore dolce della vittoria, ma peccato per quell'episodio che vi ha condannato, un punto che comunque dimostra che ci siete, anche con tanti giovani, ma l'Alba Adriatica è pronta anche quest'anno. Sì, beh, il rammarico c'è perché la partita era quasi finita, poi ecco, avevamo la superiorità numerica. Quindi ecco, subire un rigore al 90esimo che poi è la cosa che ci penalizza, anche l'espulsione di uno dei nostri migliori giocatori. Fino a quel momento devo dire che ecco, la squadra aveva fatto una buonissima partita contro una buona squadra
il risultato ci premiava, ecco, rimane un po' l'amaro in bocca, però ecco, di positivo, come hai detto te, che la squadra è presente e credo che ecco, per tutto l'arco del campionato potrà dire la sua contro qualsiasi squadra. Sì, due partite, due pareggi venuti in maniera diversa, ma che non so se vi aspettavate già di avere un'Alba Adriatica pronta a questo punto della stagione. Ecco, a onor del vero la nota positiva è proprio questa. Ho visto già una squadra che nonostante degli innesti nuovi, nonostante la presenza di giovani che ancora non avevano mai calcato i campi dell'eccellenza, ci siamo trovati ad affrontare due buonissime squadre, abbiamo reagito bene, abbiamo fatto due buone partite. Ripeto, oggi rimane un po' il rammarico per il risultato che alla fine è cambiato, però ecco, ci sono i presupposti per poter lavorare bene.